Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. E come ogni lunedì, un nuovo episodio della carriera, eccolo qui. Quanto sono bravo a fare le rime? Prima di iniziare, alcune parole come al solito. In tanti, tantissimi, forse troppi, mi avete chiesto come mai non sta giocando Ibra. In realtà la spiegazione è molto semplice, Ibra ancora non ce l'abbiamo. Abbiamo acquistato Ibra a parametro zero, il che vuol dire che arriverà alla scadenza naturale del suo contratto. Quindi quest'estate, all'inizio del ritiro, avremo Zlatan Ibrahimovic. Prima no. Seconda cosa, io ho iniziato a salutare la gente su Instagram perché i miei commenti erano pieni di persone con scritto mi saluti. Ragazzi, all'alba dei miei 60, io mi aspetto soltanto che tu faccia un sorriso. E ragazzi, ve lo dico sinceramente, a uno youtuber il mi saluti è il primo, secondo, terzo, quarto, quinto. Danno veramente tanto fastidio. Lo so, hai ragione, hai un sacco di domande tipo dove mi trovo, cosa sta succedendo, ma ti consiglio di non agitarti più di tanto. Perché qua nessuno può sentirti urlare. Lo vedi questo? Questo è il tuo ultimo commento sotto il mio ultimo video. Primo, il tuo segno intangibile di vittoria. Primo. Ma tu hai idea di quanto siano fastidiose quelle 5 cazzo di parole? Io continuerò a salutare l'ultimo like su Instagram. E tra parentesi, passate qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai miei social network e seguite in oltre tutto. Ma vi prego, non inquinatemi il profilo Instagram e i commenti dei video con i miei saluti. L'ultimo like su Instagram è di Mattia Vise 9, che ha un profilo privato anche lui e quindi non riesco a vedere oltre. Comunque, ciao Mattia Vise 9, grazie per avermi messo mi piace all'ultima foto su Instagram. Hi guys, sono Fulish e bentornati in un nuovo video. La prima partita di oggi è contro il Sassuolo di quella bestia immonda di The Giant. No, cioè, non è proprio contro il suo Sassuolo, però siamo contro il Sassuolo e quindi il Sassuolo di The Giant e quindi avete capito che cazzo sto dicendo. Prima di iniziare però vi invito ad andare sul suo canale, disiscrivervi e mettere tantissimi dislike ai suoi video. Oggi turnover perché sono un po' tutti stanchi, l'unico che gioca sarà Icardi, che non possiamo prescindere da lui. Manca poco, molto poco e dobbiamo riprenderci ciò che è nostro, la vetta della classifica, nella quale in realtà non siamo mai stati. Siamo comunque la miglior difesa il campionato e se sai in Italia la miglior difesa vince, cosa che probabilmente in questo FIFA non accadrà, però ci proviamo. Quagliarella dentro a cercare Icardi che la stoppa, la mette giù, c'è uno stop brutto di Icardi, un fallo, non so che cosa sia successo. Quagliarella dentro, si appoggia, ancora Quagliarella da fuori, palla che va sul piede di Fernando, bella punizione di merda. Correa ha visto l'uomo fuori, lo cerca, e Moisander che la stoppa, bene anche. Attenzione perché la difesa del Sassuolo è messa veramente male. Quagliarella col tacco per Correa e poi fuori per Duncan. Duncan la finta di tiro, la prova a mettere Duncan, persa. No dentro, no trotta, Viviano, grande Viviano. Iese è appena entrato, crea la superiorità, fa andare Kristisic sull'esterno. Attenzione Iese, si sta buttando dentro, servito da Kristisic. Dentro, attenzione, c'è Iese, in buona posizione, ti prego, fai qualcosa Iese. Che cosa sta succedendo? Perché ha fischiato? Un fallo qui a random. Ricky Alvarez, fai la magia, accendi la luce, perdi la palla. Dai ragazzi, è l'88esimo, abbiamo già fatto 2 pareggi per 0-0 di fila nell'ultimo episodio. Dobbiamo spingere, dobbiamo volere di più. Non possiamo sbagliare queste palle. Duncan, attenzione, l'ultima possibilità. Quagliarella stanchissimo, stremato. Quagliarella, facci la magia come contro il Toro. Guadagna una rimessa laterale, importantissima. Dentro, per Duncan, che la mette fuori. Per Correa, vedi l'inserimento di Ricky Alvarez. Servito da merda, finisce qui la partita. 0-0 ancora. Ragazzi, la situazione è questa. Siamo comunque terzi, però abbiamo giocato una partita in più di Roma e Lazio, probabilmente perché devono recuperarle. E in questa partita giochiamo proprio contro i biancocelesti. Noi ragazzi dobbiamo conquistare un posto Champions, ve lo ricordo. Tra l'altro ne approfitto per dirvi che gioco a difficoltà campione, come è scritto qui nell'anteprima della partita. Mamma mia, se è difficile questa partita, se è importante, quanto ci servono i 3 punti. Più che con l'Inter in quella famosa partita decisiva mai vinta. No, ho sbagliato tutto, per fortuna. Per un attimo ho visto la vita passarmi davanti. Attenzione, Gnoguri, in possesso il pallone, dentro per Fernando, che si appoggia subito ai Icardi. Una finta di Icardi, la butta là dentro. Gnoguri che può spingere, dentro per Iese, attenzione, si è aperto, Munir, tutto largo a destra. Munir, sei da solo praticamente, Munir, ti prego, non far cazzate. Munir, il tiro di Munir. Come cazzo faccio a non fare questi gol? Come? Come diavolo? Come? Iese chiama il compagno vicino e poi torna in aria il tiro! Fatto sopra la traversa di così. No Candreva! Per fortuna Viviano! E poi in un qualche modo anche Jacopo Sala. Attenzione, Munir, si può girare. Ti prego Munir, fammi un regalo di Natale anticipato. Filipe Anderson in campo aperto da solo.
mi si è fermato il cuore. Rega, quanto è forte Felipe Anderson. È fortissimo, va veramente fortissimo. C'è Ricky Alvarez, partito Yese largo, servito da Ricky. Ancora Yese, può puntare, può rientrare. Yese in possesso del pallone, fermato da Basta. No, no Felipe Anderson, murato. No, ancora lì, ti prego parla. È successo un disastro. Un vero e proprio disastro sportivo. Tutto quello che non doveva succedere è successo. Gol della Lazio al 70esimo. Sono sconvolto. Sono letteralmente sconvolto. Ragazzi, sono veramente euforico. Ragazzi, dobbiamo recuperarla immediatamente. 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 12 seconds later. Attenzione. Ancora close. 2-0 della Lazio. 2-0 della Lazio al 72esimo. 3 minuti di fuoco, veramente 3 minuti cattivissimi. È finita, è finito tutto praticamente. Dentro, attenzione il tiro, la parata Viviano, ci tiene vivi, ma all'ottantesimo il 2-0. Yese, mettila dietro, sì vabbè se mi si mette a sbagliare anche Yese queste cose. Facciamo su Baracca e Burattini e torniamo a casa. Parolo, tra le linee Parolo, inseguito a Gnoguri, finisce qui la partita. 2-0 per la Lazio. È una disfatta totale, neanche Caporetto è andata così male. Ci ha disintegrato sotto ogni aspetto la Lazio, sotto ogni aspetto. Ragazzi, un disastro, davvero semplicemente un disastro, non c'è altro modo per descrivere la situazione. Se vogliamo tornare in Champions abbiamo almeno 4 punti da recuperare sull'Inter o virtualmente 7 sulla Lazio. Difficile, molto molto difficile. Mi dispiace tantissimo perché per come si era messa tutta la stagione meritavamo sicuramente molto di più. Mamma mia che brutta cosa, che schifo. Che schifo, che schifo. Il calendario parla chiaro, ci sono 3 partite. 3 partite e poi finisce la stagione. Piango, veramente ho il magone, cioè il nervoso anche addosso perché non doveva finire così. Non doveva finire così. Io ragazzi spero che il video comunque vada, vi sia piaciuto, perché io ci ho provato tutta la stagione che ci sto provando e sapete benissimo quanto ci ho messo in questa carriera. E vedere al finale di stagione così brutto, con della pareggite e addirittura delle sconfitte, mi si rompe il cuore, davvero, mi dà fastidio. Cercate di supportarmi con un bel pugno di pollice, una condivisione di questo video, un commento qui sotto, fate quello che volete. Aiutatemi però, perché l'ho accusata. E spero appunto che il video vi sia piaciuto, se è così mi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale, qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto, Palermo, derby, Juve, stagione finita. E Galliani lì dietro, che cosa fa Galliani? Perché lavora in una centrale di polizia? Ah no, io sono un rapinatore, perfetto. Devo uccidere Galliani, poverino. No, Galliani se ne sta andando, dove va? Probabilmente esonerare qualche allenatore.